E ritrovati amici di Prima Serie A, eccoci qui pronti per parlare ancora del Napoli, il bello e il brutto di fare una trasmissione il venerdì e non poter parlare troppo della vittoria della settimana precedente e di dover invece analizzare la sconfitta del giovedì. Ne parleremo però tra pochissimo, soprattutto del momento del Napoli, del campionato, della Serie A, del momento degli allenatori, della classifica, di tutto di più, ma prima di tutto sigla. Eccoci qui dopo la nostra consueta sigla, inizio subito presentando il nostro parterre, come sempre Giovanni Gaudiano. Buonasera. Buonasera. Volevi parlare di lunedì, di domenica? Ne parliamo comunque. Perché sembra un po' dimenticato, ma però sai, abbiamo qualcosa da dire ancora. Ma sai, lunedì mattina io in rassegna stampa ho detto una rondine non fa primavera. Esatto, eccola, è tornato l'inverno. A tal proposito, amante dell'inverno... Che fa freddo. Francesco Vassura, ben ritrovato. Ciao Alessio, buonasera direttore. Da quanto tempo? Da martedì. Esatto, è vero. Da Sport 91 Live, bello tornare a fare l'opinione. Dopo la conduzione. Esattamente, anche perché c'è tanto di cui parlare. Vogliamo iniziare, Giovanni, proprio da quel Napoli-Juve. Vittoria comunque del Napoli sul rigore, Lorenzo Insigne. Mi sa che qualcuno da casa, un certo Pasquale Giacometti, si aspetta anche un commento al riguardo. E guarda, tu dovresti essere buona testimone che io al bar dissi: se il Napoli ha un rigore lo deve tirare lui. È vero, perché io credo che a un certo punto, se è stato stabilito che il rigorista è lui, lui debba andare a tirarlo. Poi fortunatamente ha rotto questo incantesimo, dopo tre rigori sbagliati questa volta l'ha segnato. Però quella partita io invito tutti a ragionare con serenità. Ma pensavo a rivederlo, ho detto no, no, per carità, ma che partita è stata quella lì, dai. Allora, poi anche la sconfitta della Juve in Champions testimonia che la Juventus quest'anno, ma già da un po' di tempo, non è la squadra di qualche anno fa, nel senso che avendo perso dal Porto, che non è proprio una squadra da nulla, ma insomma è comunque non è, il calcio portoghese non è tra i più importanti d'Europa, la Juventus andando a perdere lì ha dimostrato che non è in grande condizione. Quindi la vittoria del Napoli, come ho detto lunedì in rassegna stampa, una rondine non fa primavera, e speravo di sbagliarmi, ma non è stato così, perché poi ieri, e torniamo ai temi di attualità, ieri sera abbiamo visto una squadra, il primo tempo fantasma, direi, cioè una squadra che in campo non c'era, secondo tempo qualche cosina in più, ma sempre senza grande convinzione. La sensazione che si riceve è che il Napoli vada a giocare tutte partite che sembrano degli allenamenti, perché questo giro palla stucchevole, questo continuo fraseggio all'indietro, sono cose che non testimoniano una svolta. Non c'è stata la svolta con la vittoria, non si vede da che cosa si possa partire. Adesso poi c'è la giustificazione della assenza di alcuni giocatori. Io ribadisco, il Napoli ha cominciato ad avere seri problemi nel momento in cui Mertens si è fatto male, perché Mertens era un giocatore che garantiva al complesso della squadra una maggiore pericolosità, un maggiore equilibrio e soprattutto un maggiore gioco finalizzato, perché poi era lui che faceva il finalizzatore. Ricordiamoci che avendo giocato molte partite in meno, credo che abbia fatto quest'anno o 10 o 11 assist. Quindi è un giocatore che se ti manca, ti manca molto, non ti manca uno dei tanti, insomma.
Poi ci sono anche gli altri che adesso mancano, insomma, ci sono cambi e in quest'ottica poi ne parleremo. È veramente difficile pensare a cosa succederà nelle prossime giornate e nel ritorno di Europa League. Eh sì, prossime giornate ugualmente molto impegnative, poi ne parleremo dopo. Francesco, ci si aspettava un po' che ci fosse la scossa dopo la vittoria contro la Juve, perché è vero, prestazione non brillantissima, ne abbiamo parlato anche martedì, però dà sempre quella carica in più per come arrivate, il rigore siglato da Lorenzo Insigne, il centesimo gol, per una serie di circostanze. Invece si sono rivisti sempre gli stessi problemi, oltre ovviamente la problematica effettivamente degli infortunati, che non può e non deve essere un alibi, però è qualcosa di reale. Non è un alibi, però esiste e quindi, come dire, va affrontata come tale. Io non so se il direttore la pensa come me, ma il Napoli che ha perso ieri a Granada è più o meno, tranne Lozano, lo stesso che ha vinto con la Juventus. Cambia poco, neanche a me è piaciuta molto la prestazione contro la Juventus, non è piaciuta la prestazione di ieri, perché sicuramente se la Juventus ha perso con il Porto, perdere con il Granada, che anche il Granada aveva dei giocatori assenti, ricordo Soldado e Luis Suarez su tutti, è sicuramente un passo indietro. Certamente quello che ha detto Gattuso al termine della partita, in 10 non si va molto avanti. Sì, ci si aspettava la scossa, io non tanto, e anche quello che dicevamo prima a microfoni spenti, dopo il gol di Kennedy io subito pensato che erano pochi i margini per rientrare in partita, e il fatto che il primo tiro in porta sia arrivato con Osimhen oltre l'80esimo fa pensare che, insomma, il Napoli quella verve, quella scintilla soprattutto ieri non ce l'aveva. Ecco Giovanni, proprio su Osimhen volevo chiederti due cose. In primis le parole del fratello ieri prima della partita, che ha un po' accusato il Napoli di essere un po' responsabile anche della sua condizione, di questi palloni che non arrivano, una squadra che non gioca per lui, e in più l'ha strigliato anche un po' Gattuso alla fine della partita, che ha detto effettivamente dovrebbe fare un lavoro diverso, quello che ha fatto Insigne, anche più di verticalizzazione, e quindi ci è venuto a mancare nuovamente anche questo aspetto. Dov'è la verità? Io faccio un parallelo. Quando abbiamo giocato tutte le partite dove Osimhen non c'era, abbiamo utilizzato quasi sempre Petagna. Quanti colpi di testa abbiamo visto fare a Petagna? Il problema era lo stesso. Cioè, il problema è che non è il giocatore. Gattuso forse in questo dimostra di non essere ancora un allenatore pronto a certe piazze, perché poi anche queste risposte che lui dà non sono ragionevoli. Voglio dire, lui non parla male dei giocatori, li difende abitualmente, si prende anche responsabilità che magari non sono sue, però poi dopo sbottare su certe cose, cadere nella trappola della domanda e rispondere in certo modo, lascia la possibilità a chi commenta di dire: vabbè, allora ce l'aveva con quello, oppure il suo pensiero è diverso, ma non lo fa perché non lo dice, non lo esprime, perché per non creare ulteriori problemi nello spogliatoio. La realtà è una, non la possiamo proprio sottacere, e sono d'accordo con quello che diceva Francesco. Cioè, tutti quanti noi stiamo guardando queste partite nella convinzione che il Napoli non abbia la forza, se va sotto, di recuperare, che non ha la forza penetrativa per una squadra che ha un parco attaccanti, adesso acciaccato, ma insomma un parco attaccanti che era stato definito di livello, e con la consapevolezza che poi anche la retroguardia, che all'inizio del campionato aveva cominciato bene, sembrava una difesa abbastanza chiusa, è stata per lunghi tratti la miglior difesa del campionato, si è persa anche questo piccolo vantaggio, e si discuteva proprio ieri, stamattina, della posizione di Ramani, quella di Lorenzo, di chi ha sbagliato sui due gol, perché probabilmente si può dire che Ramani abbia sbagliato tutte e due le volte, e che Di Lorenzo però non abbia saputo metterci almeno sul primo una pezza, arrivando in ritardo lui, che è un buon colpitore di testa, dando il vantaggio a quello che veniva da dietro. Ma insomma, tutto questo testimonia di uno stato di sbandatezza
Cioè, io a un certo punto, ieri dopo due gol in un minuto, ho pensato, speriamo che non ce ne fanno cinque. Vero. Perché poteva andare a finire così. Io non credo che il Napoli ce la farà a ribaltare l'esito della partita di ieri. Però ci deve provare, cioè i giocatori ci devono provare. Non ci sono i tifosi in campo, ma bisognerebbe chiedere a tutti i giocatori di uscire, anche un periodo più difficile perché fa freddo, di uscire con la maglietta bagnata, insomma, intrisa di sudore, perché se ci provano può darsi che qualcosa possa accadere. Per quanto riguarda il discorso su Osimhen, io credo che Osimhen dobbiamo anche renderci conto di una cosa. Era venuto per fare un certo tipo di gioco. Adesso non si gioca più in quel modo. Si è tornati a fare un 4-3-3. Lui è un giocatore di velocità, è un giocatore da spazi. Il Napoli gli spazi non li apre, li chiude. Quindi è un giocatore che non può esprimersi. Tra l'altro non gli si può chiedere, se noi non lo chiediamo più a Insigne di superare l'uomo, di saltare l'uomo, perché dovremmo chiederlo a Osimhen? Assolutamente sì. Francesco, qualificazione al prossimo turno di Europa League sicuramente compromessa, almeno con questi presupposti. Ci aspettiamo ovviamente una grande reazione da parte del Napoli, che giocherà il ritorno in casa. Cosa ti aspetti? E nel caso soprattutto di eliminazione, è l'ennesimo colpo basso, colpo negativo per l'ambiente? Diciamo che il discorso di Giovanni era molto semplice. Il discorso della maglia sudata ha senso, ma il Napoli di ieri non passa. C'è bisogno di un cambio di marcia importante. Vengo alla domanda dell'eliminazione. Mi viene in mente il famoso anno di Sarri, quando si decise più o meno volutamente di uscire dalle coppe per puntare al campionato. Quest'anno l'obiettivo è il quarto posto, almeno compatibilmente con quella che è la mia idea della rosa e della qualità, e non è detto che ci si arrivi. Quindi è normale che un'eliminazione così potrebbe far male, soprattutto perché il Granada, anche quello visto ieri, è una squadra molto intelligente, molto compatta, molto poco spagnola, se sì, posso dire, vero. Ma non è una squadra che il grande trionfo, se passa, lo fa il Granada, e questo comporta grandi demeriti per il Napoli, con un contraccolpo per l'ambiente che sta vivendo un anno difficile. Il discorso Gattuso è complesso, tanti infortuni, casi Covid. Sarebbe, secondo me, sì, una brutta mazzata. È verissimo, la regia mi fa segno che siamo pronti, quindi direi di iniziare subito con il nostro primo super ospite in collegamento telefonico. È ritornato con noi Gianni Di Marzio. Buonasera Gianni, come va? Bene, bene, certo potrebbe andare noi bene perché siamo prigionieri e siamo come se fossimo negli arresti domiciliari, perché non fosse altro per questo virus maledetto, ma per il resto, insomma, per il nostro calcio, onestamente devo dire non tanto bene, perché in tutte le, diciamo, le competizioni europee non è che siamo usciti tanto bene. Sì. Anche se il Milan ha preso gol, se vogliamo, proprio quasi a tempo scaduto, la Juve male e altrettanto il Napoli, se vogliamo. Senti Gianni, io partiamo proprio ovviamente partiamo del Napoli, che ci interessa più di tutti, però condivido la tua disamina sulla settimana europea, sul turno europeo, perfettamente. Sì. Ma come si può perdere una partita come quella che ha perso il Napoli a Granada? Ma devo dire che il secondo tempo almeno sono usciti in campo più determinati e obiettivamente, devo dire, con maggiore impegno che non del primo tempo, non che l'impegno non ci fosse stato, però quantomeno con più attenzione. Ecco, come si può perdere? Perché con degli errori, bisogna cercare di stare attenti, concentrati e non commettere gli errori che hanno commesso sia sul primo che sul secondo gol. Il primo gol di Lorenzo è andato a scalare una marcatura che non gli competeva, ma gli competeva a uno dei due centrali, e l'uomo su alle spalle, ovviamente, che avrebbe dovuto marcare, si è trovato solo e ha fatto gol, che poi tra l'altro era un cross da destra con il sinistro da Kennedy, che io conosco. Sì. Molto bene, perché, sì, che l'ho visto nell'Under 20 in Sud America, poi è andato al Chelsea, e Chelsea poi
sta cercando di farlo maturare mandandolo un po' in giro per il mondo in prestito. In prestito. Devo dire che il secondo gol poi è stato proprio un errore di posizionamento, sempre dei due centrali. Quando ci stanno questi errori e non c'è un minimo di intesa come organizzazione tra di loro, è chiaro che prendi due gol, vai sotto, una squadra che è una squadra muscolare, una squadra fisica, tecnicamente sono bravi, perché come noi sappiamo il Portogallo, la Spagna, arrivano molti giocatori dal Brasile, dall'Argentina, allora hanno proprio la mentalità sudamericana, ti mettono in mezzo e ovviamente poi diventa difficile riuscire a raddrizzare il risultato. Anche nel secondo tempo qualche cosa in più del primo tempo si è fatto. Senti Gianni, ma la sensazione che si riceve guardando una partita, a parte questa altalenanza tra primi e secondi tempi, che una volta si gioca male il primo, poi si gioca meglio il secondo e viceversa, è come se la squadra scendesse in campo senza sapere quello che deve veramente fare. A volte sembra un po', come dire, svagata. Ma sembra svagata perché onestamente sia sul piano individuale che quello collettivo la squadra non ha personalità, anche se ha uomini che naturalmente hanno giocato anche ad alti livelli, ma non vuol dire questo, se uno non ha un minimo di carattere per fare il leader, se non ha un minimo di standing come dicono in Inghilterra, difficilmente riesci sostanzialmente a guidare il gruppo. Il Napoli, dobbiamo dire, non ha mai avuto questi giocatori, questi leader, specialmente adesso in questi ultimi anni. Negli anni precedenti li ha avuti, certo, per esempio il Napoli, quando io allenavo il Napoli, Giuliano era veramente, oltre come calciatore, aveva una personalità in campo che ti trascinava e che guidava lui il gruppo, certo. Accelerava e decelerava il gioco e trascinava tutti quanti. A Napoli gli mancano questi calciatori, questi uomini più che calciatori. Come calciatore è chiaro che è stata costruita, che ci stanno alcuni che non sono compatibili tra di loro, però onestamente anche ieri mancavano degli uomini fondamentali come Mertens, Koulibaly, Lozano, Demme, che secondo me è uno dei pochi. Sono d'accordo. Quantomeno sul piano della lotta ci dà dentro, capito? Certo, non è che si possono lasciare a una squadra come il Granada 7, 8, 9, 9 titolari, di questi 9 titolari 4, 5 determinanti, quindi questo non è una scusante, però sui gol che hanno preso sia ben chiaro. Certo. Senti, adesso stamattina si è saputo che Koulibaly e Goulam sono negativi, per cui Koulibaly dovrebbe rientrare, almeno quasi sicuramente per la gara di ritorno dovrebbe essere disponibile, e quindi un qualcosa al centro andrà meglio. Però io credo, non lo so, che il problema della difesa del Napoli sia sugli esterni. Non ti sembra che Di Lorenzo sia posizionato sempre un po' troppo alto? Ma Di Lorenzo negli ultimi tempi io sono stato molto, molto severo nei suoi confronti. Prima, diciamo, quando andava esaltato perché ha fatto tutta una milizia nelle categorie inferiori, sono stato uno dei primi a esaltarlo, ma adesso a vederlo nelle ultime gare lui fa una partita da solo, gioca da solo, non ha i tempi giusti di inserimenti, non ha i tempi giusti per rientrare, non ha i tempi giusti per posizionare in fase difensiva, gioca da solo e basta, porta palla, va sempre avanti. Onestamente non ho capito che cosa questo ragazzo gli è successo, questa è la verità. Sì. Onestamente, e poi si mette anche dall'altra parte Mario Rui, che quantomeno qualche cross, qualche punizione dal limite la mette bene, ma la fase difensiva anche lui stenta un poco, e sugli esterni, come dici tu, lo stesso Insigne, che si sente troppo la sua napoletanità. Lui vuole fare molto ma molto di più, ma essendo molto attaccato alla maglia pure lui non riesce ad esprimersi ad alti livelli quando nelle partite che contano, capito? Quando va in nazionale si toglie da dosso, si sveste di questa, diciamo, di questa responsabilità, diciamo, di campana napoletana, e rende molto di più, e rende meglio sul piano individuale, è preparato, però nelle partite che contano per il Napoli anche lui diciamo deve tirare fuori il carattere, onestamente, e deve guidare il gruppo. Il capitano
se invece lui non salta mai l'uomo, sta sempre a scaricare dietro al compagno, non prende iniziative, capito? Se non qualche tiro a giro sul palo lungo, che poi è la sua arma migliore, ma lì deve venire fuori l'uomo più che certo, come personalità, capito? Condivido. Aspettiamo quanto, non so quanto, che tempi ci stanno. Condivido. Senti, la prestazione contro la Juventus con la vittoria, insomma, è stata da molti sopravvalutata, perché invece quella partita doveva indurre una maggiore attenzione proprio per questa gara da disputare in Spagna. Secondo te, la qualificazione, alla luce di quello che abbiamo visto ieri, è ancora possibile? Ma sì, la qualificazione certo che è possibile. Se il Napoli fosse al completo, sicuramente, ma il Napoli non sarà al completo, forse potrà recuperare uno o due giocatori, ma io penso che specialmente in fase di attacco devono cercare di servire un po' meglio Osimhen, che è un colpo strano in questa squadra, anche lui ha bisogno, è un giovane bravo, io non ho esaltato quelle che sono le sue qualità fisiche, di movimento, che attacca gli spazi, ma tecnicamente è uno che deve lavorare con i fondamentali, come si lavorano i ragazzini delle scuole calcio, ha capito? Sì. I vari tipi di stop, guida della palla, anche a saltare di testa, qui essendo alto 1,90 m, oltre 1,92 m, con i difensori avversari non la prende tanto, perché non sa fare i movimenti, non si sa staccare l'uomo da dosso, né fa il movimento giusto in rapporto al portatore di palla. Sono tutte situazioni queste che bisogna fargliele fare, capito? Certo, certo. Bisogna metterlo a parte e lavorarlo. Perché certo, è un pezzo di legno ancora, è un pezzo di legno di qualità che bisogna però cercare di lavorarlo bene. Secondo me bisogna lavorarlo proprio sul piano individuale. Se lo deve prendere un allenatore dello staff che gli insegni tutte queste cose. Come ricevere la palla addosso, staccarsi e andare incontro. Se la palla vuoi a destra, fai finta di andare a sinistra e poi vai a destra. E la vuoi lungo, vai incontro e poi scatti. In questa maniera qua ti togli un po' l'uomo da dosso e insegnargli anche, o perlomeno ti togli l'uomo di dosso, quantomeno ti stacchi l'avversario alle spalle, poi insegnargli anche sulle palle alte, lui deve fare un passo indietro, andare sul marcatore in modo che lo metti in condizione di non saltare e poi va su lui, tutte queste piccole cose che vengono dai settori giovanili, sì, lui non le ha mai fatte, non certo, le può fare, quindi bisogna insegnarle, allora sarà un giocatore di prospettiva, ma fino a quando non fa altro che andarsi ad ingolfare, a portare il suo uomo addosso al compagno che sta facendo la ripartenza, che c'ha la palla tra i piedi, diventa anche negativo, se vogliamo. Poi senti, per necessità è stato ancora una volta schierato all'inizio Ramani, questo giovane che abbiamo preso dal Verona. Io che prima Gattuso non l'aveva utilizzato quasi mai, per non dire mai, ieri ha commesso un errore sul secondo gol, perché può stringere e può, diciamo, in qualche maniera rendere difficile la vita all'attaccante del Granata. Che cosa, come lo giudichi comunque questo giocatore, che anche in relazione a quello che è stato la sua annata del Verona dello scorso anno? Ma guarda, tu dici l'errore sul secondo gol, ma io penso anche sul primo, sì, ripeto, perché Di Lorenzo è stato costretto a stringere proprio perché teneva l'avversario solo davanti, sì, mentre il suo uomo stava alle spalle, quindi in effetti lui si è trovato fra due, ha fatto una scelta di andare sull'attaccante che avrebbe dovuto marcare il difensore centrale e invece la palla era lunga e l'ha beccata Kennedy, che ha fatto gol, capito? Mm-hmm. E anche il secondo gol lui volgarmente, come si dice nel calcio, come diciamo noi allenatori, indietreggiava, tra virgolette, sì, rinculava anziché andare a attaccare l'avversario. Il giocatore di palla avversario, capito? Con le mani dietro, ma che cosa aspetti? Lì deve andare ad attaccarlo subito. E lui forse su questo lavoro qua, sul posizionamento, almeno non mi convince, anche quell'altra partita che ha fatto a Bergamo, parliamoci chiaro. Non ti è piaciuto? Con la palla tra i piedi, tecnicamente non è male, però insomma è un giocatore che mi lascia dei dubbi, degli enormi dubbi. Senti, passiamo a Gattuso. Dopo questa esperienza che sta facendo a Napoli, non sappiamo che cosa accadrà, come finirà la stagione, siccome lui ha fatto sempre un cavallo di battaglia di questa cosa, pensi che lui capirà che la grinta è solo una componente del calcio, non può essere quella che ti fa, ti dà qualcosa in più? Ma io voglio sperare di sì, perché poi tutto sommato
quando è arrivato ha messo le cose a posto, era una squadra che si era mutinata, e poi ha vinto la Coppa Italia, e poi ha battuto la Juventus 3 volte su 4, e insomma non è che Gattuso è diventato, diciamo, l'ultimo della classe, però lui si è trovato in un ambiente dove qualcuno gli ha creato più di una trappola, sì, lui si è buscato proprio dentro con tutti i due piedi, e si è innervosito, evidentemente poi in questo momento è anche lui un po', diciamo, non solo in questo momento, ma ha passato fino ad oggi, diciamo, delle condizioni, diciamo, psicologiche non semplici, non facili, sai, sì, sempre in dubbi, eccetera, e la società forse gli potrà stare un po' più vicino, perché poi tutto sommato non è che cambiando tu ma avevi dei risultati maggiori, si va avanti, poi a fine campionato si tirano le somme, perché certo, non credo che il Napoli voglia rinunciare a lottare per la Champions, perché oggi tu hai la possibilità di fare il quarto posto, che per me è come vincere lo scudetto, perché se riesci a fare il quarto posto a svantaggio di una Roma, a svantaggio di una Juventus, a svantaggio di una Lazio, a svantaggio di un Atalanta, vuol dire che hai meritato, che non certo, pensi che Napoli con questo organico è una squadra da scudetto, assolutamente no. No, questo sono d'accordo. Senti, ti faccio l'ultima domanda che si proietta chiaramente alla partita di Bergamo, perché adesso poi c'è l'impegno ravvicinato di Bergamo, l'Atalanta non ha giocato questa settimana, giocherà la prossima in Champions, quindi arriva la partita contro il Napoli sicuramente più riposata, meno stressata e poi soprattutto non avendo perso l'impegno europeo che ha preso il Napoli. Che ci dobbiamo aspettare, parlando tu con la tua esperienza? Ma ti aspettare l'Atalanta che sicuramente però avrà il pensiero di giocare con il Real Madrid, questa è pure discussione, per la più fresca, però sul piano psicologico loro secondo me la partita la tengono, la prenderanno anche con la stessa grinta e determinazione, perché fa parte del loro carattere, molti giocatori del Nord Europa, sai, giocatori questi che non mollano mai, però il pensiero al Real Madrid di non farsi, diciamo, di non farsi un infortunio, una cosa o l'altra, ce l'hanno, quindi cercheranno di chiudere la partita subito, aggrediranno immediatamente alto e faranno la partita che hanno fatto l'ultima volta con il Napoli. Certo, il Napoli deve sapere queste cose e deve andare in campo concentratissimo, lì con l'Atalanta non puoi sbagliare neppure un centimetro, un millimetro, che tra Muriel, Zapata, Ilicic, questi gol te lo fanno, quindi devi cercare di stare molto attento, le linee di centrocampo strette, e poi non puoi fare un pressing solamente con gli attaccanti e la linea difensiva la tiene a 40 metri, la squadra deve salire, deve stare stretta, e mi sembra questo abbastanza logico, altrimenti lasci molti spazi in mezzo al campo e chiaramente è a vantaggio dell'Atalanta, però io penso che il Napoli si avrà, come ha dimostrato anche in altre occasioni, una voglia di rivalsa, di carattere, a Bergamo può veramente rifarsi di una rivincita che poi gli spetta proprio sul piano dei valori, capito? Quindi mi aspetto una grande gara da Fabio Ruiz, per esempio, che è rientrato bene, non so chi gli infortunati che possono rientrare, ma certo con Koulibaly dietro già è un'altra difesa. Va bene Gianni, io ti ringrazio, ti saluto, ti auguro una buona serata e speriamo di avere un Napoli che vada meglio. Grazie, speriamo bene tutti, effettivamente speriamo bene. Dai, un abbraccio a te Giovanni. Ciao ciao. Ringraziamo ancora Gianni Di Marzio, è sempre bello parlare con lui, interessante, e soprattutto ha uno sguardo completo e mai banale su tutto il calcio. Sì, infatti hai sentito che lui più o meno i nostri temi li ha trattati, ha aggiunto chiaramente la sua grande competenza, ha detto una cosa, ha raccontato una cosa che è fondamentale, ha detto: nel mio Napoli, quando lui è stato allenatore, io avevo in campo un giocatore, Antonio Giuliano, che era tutto, che aveva un'autorevolezza, che aveva un carattere, una personalità tale per cui la squadra girava attorno a lui. Noi non siamo proprio riusciti ad avere in questo periodo un giocatore come questo. Molti criticavano Hamsik, che io ne parlo malvolentieri,
perché il fatto che sia andato via in quel modo non è che mi ha fatto proprio piacere molto. Poi è chiaro che lui se ne fregherà, aveva un ingaggio importante, quindi ha fatto, dal suo punto di vista, ha fatto bene. Ma dico, no, molti napoletani dicevano che non era vero, che lui non era un giocatore importante, che io invece ho sempre asserito in quel periodo che Hamsik era un giocatore che aveva nella sua silenziosità un'autorevolezza che oggi molti giocatori più chiassosi non hanno. E devo dire che anche per esempio il discorso sul portiere testimonia di una sbandatezza, perché oggi gioca Meret perché Ospina è infortunato, ma io ritengo, al di là della partita di ieri, che qualcuno ha anche detto forse su qualcosa il portiere poteva fare, se si vanno a analizzare i gol, il portiere non può fare niente, perché i giocatori hanno avuto alcune ragioni, alcuni vantaggi. Tra l'altro c'è stato un vantaggio di cui i commentatori si sono accorti dopo una mezz'oretta che si giocava. Gli spagnoli hanno annaffiato il campo in maniera violenta, sì, esagerata, perché volevano impostare la partita sulla velocità. Ora, io trasecolo, perché se io sono stato un allenatore, sono stato un giocatore importante, un campione del mondo, scendo in campo e vedo questa cosa, non lo capisco. Non capisco che è meglio che sto 10 metri più dietro e mi guardo ed evito di farli infilare in velocità, perché loro ci hanno preso da entrambe le volte su un capovolgimento di fronte e su un'azione di contropiede. Quindi hanno approfittato anche di questo, del campo bagnato, per velocizzare l'azione, e nel secondo gol si vede chiaramente che la palla, colpita in un certo modo, schizza proprio perché a terra è bagnato. Quindi voglio dire, insomma, queste cose qua non sono cose particolarmente importanti per una squadra, per un allenatore, per dei giocatori professionisti. Se non si considerano, se siamo arrivati a questo punto, vuol dire che effettivamente si va in campo, dicevo prima, quasi come un allenamento. Insomma, questo, poi la sensazione è proprio questa, che la partita è buttata, e gli errori sono una marea, errori di passaggi a 3, 4, 5 metri. Sì, 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 sì. Beh, e poi c'è questo tornare indietro di continuo, che io vedo poche squadre, quasi nessuna, avere questa ripetitività nel ricominciare da dietro. E poi ricominciare da dietro con chi? Con Maximovic. Maximovic dovrebbe essere il giocatore che imposta l'azione. E allora mi cadono le braccia. Io penso che noi stiamo pensando alla partita di ritorno. Un Napoli decente, normale, alla Granada gli dà 5 gol. Un Napoli normale, forse quello di inizio campionato anche, ma gli dà 5 gol. Questa è la differenza che c'è tra il Napoli e il Granada. Che non dicessero quelli di Sky che il Granada è una buona squadra, che il Granada è una... Il Granada non è proprio nessuno. Beh, non è questa grandissima squadra, è una squadra ordinata, organizzata. Quindi se tu le dai la possibilità di fare determinati tipi di giochi, ti frega. Ovviamente. Momento difficile per il Napoli, intanto un po' di pubblicità e torniamo a parlarne a Prima Serie A, tra poco. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it.
Azienda leader nel settore delle costruzioni di edifici industriali ed energie rinnovabili, la famiglia Cancello ha costruito e realizzato a solide fondamenta un'azienda del futuro, partendo dalla produzione agricola e sviluppandosi nel settore immobiliare, anche nei rami delle costruzioni e delle energie rinnovabili, con rispetto e amore per l'ambiente. E ad oggi l'azienda è un modello di impresa all'avanguardia nella zona di Aversa Nord, con marchi importanti tali da accrescere così l'appeal del nostro territorio. Gruppo Marican, via Consortile SNC 81030, zona ASI, Teverola, Aversa Nord, Caserta. Eccoci qui, ben ritrovati. A Prima Serie A stavamo analizzando il momento del Napoli, l'Europa League, tra poco anche il campionato, perché ormai come ogni venerdì siamo già al weekend di partite che sono già iniziate poi questo pomeriggio, quindi davvero una giornata importante per il nostro campionato, quindi interpello subito Francesco. Francesco, un bel po' di gare importanti, ovviamente c'è Atalanta-Napoli, altra gara che arriva in un momento molto particolare per gli azzurri. È vero che Gattuso ha recuperato, almeno per quanto riguarda la negativizzazione del tampone, Gulam e Koulibaly nella giornata odierna, ma ovviamente anche nei prossimi giorni faranno altri esami, anche cardiologici, respiratori, per capire bene insomma il loro stato post-Covid, che è una cosa seria, quindi non si scherza su queste fasi e questi momenti. E poi soprattutto lì in vetta c'è il derby di Milano che deciderà un bel po' di gerarchie. Per fortuna abbiamo la possibilità di guardare entrambe le partite, il derby alle 3 di domenica e Atalanta-Napoli alle 6, quindi si prospetta sicuramente una domenica interessante. Dicevi giustamente della negatività, è un primo passo, ma chissà, proprio Osimhen insegna con il Covid anche grandi atleti preparati, monitorati 24 ore al giorno possono avere delle problematiche, delle difficoltà di recupero, quindi personalmente ad oggi non so se saranno arruolabili per la sfida di domenica, e rischia di essere un problema perché comunque le defezioni in difesa sono importanti. L'Atalanta è una squadra che gioca con grande ritmo, grande velocità, potrebbe essere un problema. Per quanto riguarda il derby, attenzione, perché ieri il Milan, in maniera anche un po' inaspettata, contro un'altra squadra rognosa come lo Stella Rossa di Stankovic, non è riuscita a vincere, una partita complicata, e anche lì l'Inter fuori dalle coppe ha avuto tutta la settimana per la preparazione del match. Il Milan potrebbe risentire, sia pur avendo fatto riposare tanti titolari, ha perduto Bennacer, quindi un problema a centrocampo c'è. Credo saranno comunque entrambi bellissime partite, perché poi insomma il campionato Covid Edition ha dimostrato di darci tante sorprese, quindi credo sarà sia il derby che la sfida del Gevis tra Atalanta e Napoli, saranno due splendide partite. Ecco Giovanni, gara molto difficile ovviamente quella del Napoli, anche se qualcuno dice: io ho fatto una prova oggi, ho cliccato notizie su Atalanta-Napoli, mi sono uscite tutte le notizie della prossima gara dell'Atalanta contro il Real Madrid, quindi è come se non ci fossero presagi di questa gara di campionato. Lo ha detto anche Gianni Di Marzio, se il Napoli ha i problemi di giocatori e ha la partita nelle gambe, è vero che loro hanno il pensiero alla partita da fare con Real Madrid, che non attraversa un momento brillante, per cui loro possono anche pensare di fare il colpo e andare avanti e quindi essere molto orientati a quella partita. Ma io faccio non voglio essere pessimista, nella mia vita non lo sono mai stato per natura, ma quello che dici non è perché loro pensano di avere la vittoria in saccoccia e quindi la partita col Napoli la vedono come un passaggio e quindi sono orientati. È vero che questo potrebbe dare poi adito a una partita diversa, certo, a certo, dei problemi per loro, ma non è che loro sono convinti di vincerla facile, e forse potrebbero anche aver ragione, mi auguro che abbiano torto, anche perché non è una squadra con la quale ci fa piacere perdere le partite, ma insomma dobbiamo valutare anche questo aspetto qui. Certo, loro la partita importante ce l'hanno mercoledì.
Eh sì, io so solo che se fossi il Napoli avrei il dente avvelenato con l'Atalanta, quindi cercherei di riscattarmi abbastanza sia dalla sconfitta precedente che dal periodo. Ma quindi pensiamo anche alle parole di Gasperini. Esattamente, ci sono un bel po' di motivi. Gasperini ha usato delle parole nelle partite di Coppa Italia che non sono certamente simpatiche. Lui per natura non è un simpatico, ma insomma con noi ce l'ha sempre un po' di più, forse perché c'è una vecchia ruggine col presidente che l'aveva contattato, quasi bloccato e poi lo lasciò andare. Si sono fatte altre scelte. Io direi di passare al nostro secondo ospite che ci porta un po' di allegria, un po' di ottimismo in questo particolare periodo, anche grazie alle sue vignette, Luca Menolfi della pagina AssemAz. Luca, grazie mille per aver accettato il nostro invito. Ma grazie a te Alessia, grazie a te. E spero di averti quanto prima anche in studio, appena risolvi anche le problematiche con la schiena. Sì, ci sarò a più presto, mi fa molto piacere esserci sinceramente. Non sono mai venuto, in verità stiamo organizzando da un bel po' e non riusciamo mai a far coincidere i nostri appuntamenti. Vabbè, ce la faremo, infatti. E beh Luca, a te l'arduo compito di commentare la bellissima partita del Napoli ieri con il Granada, domanda da $1 milione, cosa si salva di questa partita? Da ieri ho visto il segreto a Canale 5, no vabbè. Immagina. No, l'unica cosa che si salva di ieri secondo me è che De Laurentiis dovrebbe fare un po' di spesa nel Granada. Ho visto un paio di personaggi che ci hanno fatto un po' perdere la testa sulle fasce, calciatori molto interessanti, ma sinceramente no, era per dire che di ieri non si salva proprio nulla. Un Meret pessimo, una squadra assente, come al solito non sa cosa fare in campo, le innumerevoli palle che danno dalla difesa si passano al portiere e il portiere non sa che fare, la ridà alla difesa, la difesa che la ridà a Meret, e questo è il Napoli ultimamente. È un tiki-taka che non ci possiamo permettere di fare, non abbiamo né i calciatori né il blasone di farlo. È vero, il Napoli molto molto incerottato con tantissime assenze, ancora di più rispetto alla gara contro la Juve, soltanto due cambi di giocatori di movimento e sei ragazzi chiamati dalla primavera, dei quali poi alcuni ne parlano veramente bene, dicono anche siano abbastanza talentuosi, ma forse non lo scopriremo mai, o almeno non per il momento, e però sicuramente non può essere un alibi per questo Napoli che, come hai detto tu, ha avuto proprio un atteggiamento troppo remissivo anche in avvio, sembrava quasi distratto, in particolar modo la difesa, quindi troppe cose che nuovamente non vanno bene. La cosa peggiore è che nelle ultime tre partite forse il Napoli ha fatto 4 tiri in porta, non è che da condannare solo il tiro in porta di ieri all'83esimo, è che in tre partite forse ne ha fatto 4-5. Gli ultimi tiri in porta l'ha fatto contro il Genova, tipo 23-24 abbiamo perso. È verissimo. La Gattuso forse fa bene a non schierare i giovani perché rischi di bruciarli. Tu li metti in una partita di Europa League, falliscono, tu bruci un calciatore. Ma domenica dovrà fare i conti comunque con la primavera lo stesso, perché al di là della stanchezza della fatica accumulata di ieri, no, non si sa domenica che formazione può schierare in campo, e se può schierare con Koulibaly e Goulam che si sono negativizzati, non so se l'ASB può dare il permesso a farli allenare, giocare, poi non so come funziona. Sì, poi immagino non siano neanche in formissimo, ovviamente, essendosi negativizzati proprio nella giornata di oggi, essendo già a ridosso poi del big match con l'Atalanta. Prima di parlare proprio della prossima partita, che ormai siamo quasi in fase di vigilia, quindi ci tocca poi archiviare anche l'Europa League, hai parlato dei problemi anche di attacco. Ci si aspetta in questo periodo molto da Osimhen, anche se ovviamente viene da 3 mesi di infortunio, viene dal Covid, quindi sicuramente non è nel migliore stato di forma, però lo vediamo molto assente. Ci sono stati dei piccoli rimproveri, possiamo dire, anche dello stesso Gattuso e anche dello stesso fratello di Osimhen, che ieri ha dichiarato che forse è il Napoli che non gioca troppo per questo giocatore e quindi non lo valorizza.
È vero, allora, perché al di là del fatto che ieri dalla difesa non si riusciva a collegare il centrocampo, ma la cosa peggiore è, come ha detto il fratello di Osimhen, dal centrocampo non riescono a dare le palle ad Osimhen. E ieri abbiamo visto un Osimhen che crossava verso la fascia di Insigne per cercare di andare in area. Le palle davvero non stanno arrivando ad Osimhen. E questo è un altro fatto grave, che non ho capito, che Napoli non sa giocare, non sa cosa fare in campo, questa è la realtà. Ecco Luca, proprio a tal proposito, oltre ovviamente l'assenza di Koulibaly che si sente sempre tantissimo, come è giusto che sia, i cambi veramente contati anche a centrocampo e in attacco, ma forse è anche la figura di Mertens che manca da tanto troppo tempo a questo Napoli. Probabilmente sì, Mertens manca forse proprio come uomo spogliatoio anche, però anche quando è ritornato Mertens comunque non ha dato il suo contributo perché comunque era ancora acciaccato e può darsi che sia Mertens la soluzione, ma speriamo che ritorni presto, non si sa. Esatto, e poi come se non bastasse, come possiamo vedere anche dalle tue bellissime grafiche, è venuto a mancare in questa settimana anche Lozano, che poi ci abbiamo scherzato proprio nella scorsa puntata. Speriamo che stia bene a lungo e neanche a farla apposta. Un po' ovviamente immaginavamo, poiché si sta chiedendo veramente tanto al giocatore che corre sempre tantissimo, quindi qualcosa che potesse non andare poteva essere anche nell'aria. Vediamo dalle tue grafiche sempre fantastiche di un Gattuso che ormai è esanime con Lozano e di questa granata che Grazie. poi è Sì, esplosa. esplosa. Poi c'è anche De Laurentiis che ricorre al Drago Sharon di Dragon Ball, le sette sfere, Esatto. per richiamare Lozano. E ho fatto non ci resta, non, ricomincio da tre con il famoso film di Troisi, con Gattuso che ricomincia con Politano, Insigne ed Osimhen. E ho fatto un sacco di grafiche molto divertenti. Avevo fatto anche non ci resta che Petagna, Esa, e ma poi neanche a farla anche apposta. lui l'ho praticamente gufato. E È vero. poi ieri sera ho pubblicato questa granata che esplode con tutti i calciatori di ieri pessimi, cioè Mario Rui che è proprio diventato inguardabile, è una cosa proprio imbarazzante. Eh sì, so che non hai particolare simpatia poi per Mario Rui, ovviamente, ma un po' se la cerca, diciamo, soprattutto nei tifosi. È vero. E poi quest'altra bellissima grafica che proprio grazie a tutti questi infortuni il Napoli ha ufficializzato Tommaso Starace. Infatti l'abbiamo detto anche nella scorsa puntata. Secondo me è qualcosa che non, o non sta facendo più il caffè e questi dormono, però secondo me restano pochi. Veramente dobbiamo ricorrere tra un po' ai magazzinieri. È una situazione, come gli hanno detto ieri dei tuoi colleghi, forse il cambio allenatore è giusto farlo ora. Non è che abbiamo fallito Esatto, te lo tutti, stavo proprio per chiedere, secondo sì, te può perché essere la forse è meglio scossa ricorrere. giusta? Sì, allora se noi usciremo da tutto, dalla Coppa Italia siamo usciti, dall'Europa League ci siamo quasi, ma spero che la qualificazione terzo, quarto posto, Non è un è po' così. certa, Allora a questo certo. punto iniziamo già ora da un allenatore nuovo, che si farà tutta la fine del campionato, poi là si fa subito la preparazione, poi il ritiro e già almeno ha un chiaro quadro della situazione. Forse a fine stagione, secondo me, già è tardi, Ecco, visto che Gattuso prende. l'anno prossimo credo che non ci sarà proprio. Certo, prenderesti più un traghettatore dei vari nomi che sono stati fatti o inizieresti con un progetto poi da portare avanti? Perché è un po' questa anche la questione sulla quale si snoda poi tutta la problematica. Ti ripeto, mi farebbe molto piacere un Benitez con un allenatore vicino. Come ti ripeto, da sicuro che Benitez va un po' in Spagna a guardare qualche calciatore, che qualcuno del Granada veramente mi è piaciuto. Da sicuro che un Benitez ci porta qualche altro pezzo da 90 e poi un allenatore buono vicino a lui. Almeno si parte con un progetto veramente serio, perché questo è un agriturismo a gestione familiare, il Napoli. C'è una persona che fa tutto, poi c'è il figlio che fa questo, no, così non va. Non è Non un ti piace. organigramma giusto, vincente. Ecco, parliamo anche un attimo del futuro, visto che la partita contro l'Atalanta ormai incombe, si aspettava anche un po' una reazione diversa dopo la vittoria contro la Juve, anche se ovviamente non c'è stata questa prestazione stupenda, brillantissima, però
ci si immaginava che fosse un po' la scossa per questo periodo, invece c'è stata di nuovo questa battuta di arresto. Cosa ti aspetti quindi per la gara contro l'Atalanta? Ne parlavamo pure un po' prima per quanto riguarda l'eventuale formazione, e fossi tu Gattuso, cosa faresti in questi pochissimi giorni di tempo per cercare di scuotere i propri giocatori? Ma allora, sinceramente, noi credevamo anche di perdere con la Juve, diciamoci la verità, e abbiamo vinto. Quindi è tutto... Napoli è imprevedibile, questo è. Ma Gattuso forse lui ci prova a spronare, ma io credo che è meglio che Gattuso faccia una formazione con solo due attaccanti, almeno c'ha qualche riserva in più in panchina, e io spero che faccia questo, anche perché, ragazzi, dobbiamo dare una svolta, dobbiamo vincere, ma giusto per l'umore. Contro l'Atalanta dobbiamo fare risultato, dobbiamo fare assolutamente risultato, altrimenti veramente rischiamo che tutti si demoralizzano, che già stanno ora tutti psicologicamente a terra, e quindi dobbiamo vincere, dobbiamo provarci, almeno a giocare bene. Perfetto Luca, grazie mille con questa iniezione di ottimismo che ci vuole sempre in questo periodo, soprattutto in casa Napoli. Grazie mille, ti aspettiamo quanto prima qui a Teleprima. Grazie a te Alessia, un bacione a tutti, grazie. Ringraziamo ancora Luca per aver partecipato con noi questa sera. Io direi di dare anche uno sguardo alla 23esima giornata. Abbiamo detto nella giornata di oggi pomeriggio Fiorentina-Spezia in serata, proprio in questi minuti ancora Cagliari-Torino. Nella giornata di domani invece Lazio-Sampdoria, Genoa-Verona e Sassuolo-Bologna. Domenica lunch match Parma-Udinese, Milan-Inter alle 15, poi ovviamente Atalanta-Napoli. Domenica alle 20:45 Benevento Roma, e lunedì posticipo Juve Crotone. Giovanni, ovviamente Benevento. Devo chiedere del Benevento. Benevento Roma. Allora, se vale il discorso che il Napoli è stanco, vale anche per la Roma. Quindi certo. Il Benevento anche non ha giocato, quindi si è riposato, caldo. Si è allenato bene. È una squadra che è messa non male. Ha preso un punto a Bologna importantissimo dal mio punto di vista, perché il Bologna non si è allontanato, sono a pari punti. Mi sembra strano, insomma, la Roma di Fonseca è una squadra che ha vinto quasi tutte le partite con le squadre di seconda fascia e invece ha lasciato punti con le squadre più importanti. Quindi, però io penso che il Bologna domenica ha un'occasione di fare una partita e di riscattare il 5-2, credo che fosse all'andata, e di riscattare quel risultato, perché potrebbe imbrigliare la Roma. L'importante è che Inzaghi, come anche Gattuso, perché poi vedi Inzaghi, Gattuso, Pirlo in Serie B, Nesta con il Frosinone, questi grandi giocatori dovrebbero spogliarsi un attimo del fatto di essere stati campioni del mondo e capire che il calcio vero, quello lì di tutti i giorni, è un po' diverso. Perché ognuno di loro commette questi errori ripetitivi, cioè quelli di sottovalutare l'avversario, di essere larghi, di giocare. Sì, il gioco è una cosa bellissima, ma se mi porto a casa i punti è meglio. Quindi pensare che se Inzaghi se la gioca con attenzione potrebbe anche, diciamo, in qualche maniera fare un piccolo favore al Napoli, perché la Roma è davanti ed è saldamente davanti da praticamente da inizio campionato. Franci, ce la può fare il Benevento? Non lo so, perché sicuramente la sfida non è facile, come dicevate giustamente. Fonseca fa tanti punti con le squadre di medio-bassa classifica, come tecnicamente insomma dovrebbe anche essere. La Roma l'ho vista contro il Braga, non ha faticato tantissimo, anche per un'espulsione dei portoghesi di Rodrigo, sì. Sgaio, quindi praticamente hanno giocato metà partita con un uomo in più.
però io credo nelle potenzialità del Benevento. Come diceva il direttore, un punto importante ottenuto a Bologna, partita difficile che il Benevento non ha giocato bene a mio avviso, ma ha ottenuto un punto importante. L'obiettivo naturalmente rimane la salvezza, il fatto che nella precedente giornata abbiano perso tutte le dirette concorrenti è un punticino, però insomma, tassello dopo tassello può essere come dire, un traguardo importante. Ci sarà bisogno di una grande partita tattica perché Fonseca ha le sue debolezze. Se Inzaghi sarà bravo a schierare in campo una squadra compatta che giocherà di ripartenza, secondo me il Benevento potrà anche pensare di sognare contro la Roma. Sai, Francesco, c'era un vecchio modo di dire, no? Muovere la classifica. Perché muovere la classifica comunque è sintomo di vivacità, di essere vivi. Quindi il fatto di aver preso quel punto, mettiamo che il Benevento vincesse con la Roma, recupererebbe quei punti che ha perso in casa, Certo. le partite col Torino pareggiate in quel Certo. modo, e si metterebbe veramente fuori, lontano dalla zona pericolosa, perché poi, a conti fatti, al Benevento per salvarsi mancano 4 vittorie, insomma, non è che mancano 10 vittorie. Con Certo. 4 vittorie e un paio di pareggi, il Benevento dovrebbe arrivarci alla salvezza. Quindi, a farlo subito significherebbe togliersi un bel pensiero. Eh sì, poi il Benevento, a differenza del Napoli, è anche regina delle reazioni importanti. Sì. Mentre il Napoli, i tifosi almeno guardano con rassegnazione alla partita, quando va sotto anche di più gol, al Benevento c'è sempre la sensazione invece che si possa Che si segnare, si possa. possa recuperare anche nelle occasioni difficili. Certo. Quindi speriamo bene ovviamente sia per il Benevento che per il Napoli. Noi siamo in chiusura. Grazie mille Giovanni Gaudiano. Grazie Alessia, grazie Francesco e saluti a tutti. Grazie Francesco, noi ci rivediamo su Teleprima, ovviamente con il tavolo della domenica, domenica in prima serata, con Sport 91 Live, con tante iniziative. Hai detto tutto, grazie per l'invito e buonasera a tutti. Grazie a te, grazie anche a voi telespettatori, mi raccomando seguiteci anche sui nostri social e restate sempre in contatto con Teleprima. Alla prossima settimana, buona serata.